Federico Ballandi, si chiude, si è chiuso il 2019, intanto uno sguardo all'anno che è passato? Ma eh, sono, sono situazioni sempre di continui cambiamenti eh, dove comunque bisogna stare aggiornati. Eh, rimanere sempre comunque attaccati alla a difendere le posizioni che si hanno, attaccati all'azienda che, che si deve gestire eh, perché il mondo è in una continua evoluzione eh, ma io indietro non ci voglio tornare insomma ecco, quindi bisogna fare i sacrifici capire i momenti in cui eh, ci sono i consumi, i momenti in cui rallentano i consumi, in cui bisogna essere eh, forti con la comunicazione per poi comunque gestire situazioni imprenditoriali All'avanguardia, ecco, a me piace fare questo. Senti, il mondo della moda è sempre un mondo straordinario. Beh, la moda è comunque un, una, una situazione che attorno alla moda gira poi un, un, un contesto di, di, di business molto importante. Noi eh, anche soltanto per quanto riguarda il discorso della comunicazione, appunto anche per quanto riguarda il discorso della, 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 de, delle città italiane che comunque per quanto riguarda il discorso della moda sono importanti per la produzione. Quindi la moda eh, nella filiera italiana è considerata moltissimo, ma soprattutto la moda italiana rimane ancora uno dei, eh, diciamo, insieme alla pizza e al cibo, rimane ancora uno del, delle cose che eh, gli italiani hanno come, eh, diciamo, valore aggiunto, ecco. Parliamo dei saldi, si parte, è un momento particolare? Ma sì, eh, il, il momento del Black Friday e il momento del, dell'inizio dei saldi invernali è diventato perché comunque appunto con questo sistema di comunicazione, con questo, con questo eh, sistema distributivo e anche comunque facendo fronte a tutti i portali online che eh, magari tutto il tempo dell'anno, in tutte le ore della giornata, danno la possibilità di acquistare, di fare acquisti piccoli o grandi che siano magari il, il, il momento dei saldi è il momento in cui le persone magari tornano nel negozio quindi vanno a vedere qual è l'occasione e, e secondo me non è che cercano soltanto l'occasione, cioè secondo me il periodo dei saldi viene proprio inserito come il momento in cui di maggior shopping. Ecco. Quindi non... per me è una, è una situazione molto importante. Noi in, in, questo, periodo, in questo periodo qua, nonostante le festività, siamo nel pieno del lavoro, dobbiamo avere i nostri showroom nelle nostre città dove, dove, dove abbiamo la distribuzione, sempre assortiti con gli ultimi modelli che richiede il mercato, più dobbiamo seguire i nostri monomarca e i monomarca dei nostri e i, e i negozi dei nostri clienti che insieme a loro portiamo con cui insieme a loro distribuiamo e portiamo avanti il progetto Stordi Via Indipendenza, il cuore di Bologna, ma non solo. Ma guarda, ero ieri, eh, è una strada veramente in continua crescita perché eh, è sempre, sempre, sempre piena di gente. Quindi, comunque, eh, il discorso che, che si riallacciava alla pedonalizzazione delle strade importanti, eh, vedi la zona di Vittorio Emanuele Milano, vedi la zona più importante di Roma, di Firenze, è giusto che comunque diventino delle zone dove le persone persone possono camminare tranquillamente eh, chiuse alla pedonalizzazione dove possono concentrarsi nel fare le cose piacevoli della vita fermarsi a prendere un panino a mortadella un calice di buon vino eh, magari dei colli bolognesi e perché no un, un, un capo di abbigliamento tanti turisti e un, un bel movimento che appunto deve rivalutare i centri storici